Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Infindustry, un gioco che ricorda molto Factory Town, anche come prezzo, oltre che come modalità di gioco. Dovremmo costruire in completo relax il nostro villaggio, creando le nostre catene di montaggio, linee di produzione, rulli e cose di questo genere, per quanto poi ci sia anche una componente un po' come Tower Defense. Il gioco ho aspettato a portarvelo, lo possiedo già da parecchi mesi, ma non l'ho mai portato in video. Perché? Perché è arrivata la traduzione ora. Ora possiamo scegliere l'inizio della partita, generare un mondo casuale, usare i tasti basta ovviamente per muoverci. Qua abbiamo possibilità di mostri forti o meno, natura, gioca. Lo iniziamo, vi faccio vedere giusto l'inizio. La barra in alto ti entra a cercare le scorte degli articoli. Fai clic destro su un articolo per rimuoverlo dalla barra, ma perché mai? Il gruppo di lavoratori, il numero di lavoratori disponibili, quindi abbiamo 0 su 4 al momento. Ok, in basso c'è la possibilità di posizionare i nostri bilici, il destro per rimuoverlo. Lo clicchiamo e lo posizioniamo poi nel mondo. Allora, cliccando qua in basso, posizioniamo il nostro villico. Non mi dice quanti posizionarne, quindi io ne metto 4, che è il massimo che possiamo mettere. Vedete che ne abbiamo 4. Abbiamo poi la possibilità di mettere una casa. Questa è il quartier generale del nostro villaggio. Qui possiamo andare ad aggiornare l'edificio per avere più spazi abitativi e magazzinaggio. Quindi praticamente stessa cosa poi anche per le case. Quindi praticamente cliccando qui abbiamo vista sul quartier generale con tutti i materiali che abbiamo dentro, e qua la possibilità con 50 assi di legno di potenziarlo, così come qui possiamo andare a piazzare una casa. Però ci mancano le risorse, quindi al momento dovremo andare ad abbattere, immagino, qualche albero, per quanto questa mappa infelice mi fa andare per forza qui, perché lì sotto la vedo abbastanza difficile. Qua in alto adesso vi faccio vedere info ricette, quello che possediamo. Quindi con la fattoria possiamo produrre arance, carote, cipolle, vari ortaggi, e ci mostra appunto come vengono prodotti. Quindi praticamente in questo caso abbiamo il farmacista, la soluzione con acqua, le erbe e il carburante. Insomma, questo è quanto. Poi abbiamo qui l'elenco dei nostri villici e quello che stanno facendo. Qua abbiamo il quartier generale con la vista, appunto, che abbiamo visto prima, cioè questa casa qui che ci apre praticamente la stessa cosa. Il pannello di ricerca. Sul pannello di ricerca ci sarebbe una cosa da dire, nel senso che noi possiamo andare a recuperare varie tecnologie, e nel momento in cui andiamo comunque a sbloccare la linea militare, la nostra partita subirà entro pochi minuti i primi attacchi da parte dei nemici, e qui dovremo difenderci. Poi abbiamo il pannello costruisci, che praticamente qua abbiamo il pedone, abbiamo il, per quanto riguarda il trasporto, tutti i tipi di scale, di strade, di nastri trasportatori. Nel villaggio possiamo fare il magazzino, possiamo trascinare tutto nella barra sotto, da quanto ho capito. Qua abbiamo le risorse, quindi la possibilità di fare il pozzo d'acqua, la pompa dell'acqua, il campo, la fattoria, l'arancia, la pesca, insomma, e gli edifici di produzione, che possiamo andare a fare, va sbloccato, e direi che potrebbe essere una delle prime fasi che potremmo fare. Intanto qua stanno scavando ancora, no? Non so cosa stiamo facendo. Allora, praticamente la vedete, la visuale si ruota, e io trascinando gli dico di portarlo di là. Quindi io adesso clicco qui, trascino e lo porto al quartier generale. Perfetto, e loro lo portano là. Ovviamente dovremo costruire le catene di montaggio, perché al momento non possiamo farlo. Intanto non c'è neanche modo, da quello che ho visto, di potenziare, di velocizzare la cosa. Quindi dovremmo mandare anche dei villici ad espandere anche
per quanto riguarda le nostre giacenze di pietra, però intanto abbiamo portato del legname all'interno. Per fare la nostra prima casa ci servirà, adesso la visuale, devo orientarla bene per non avere fastidio. Allora, la casa, non ho capito cosa mi serve, 5 di legna e 5 di roccia. Al momento abbiamo roccia? No, quindi prenderò un villico di questi e lo mando lì. Riesce ad andare lì? Sì. E poi gli dico porta tutto lì. Ok, al momento stiamo usando un metodo di trasporto rudimentale, perché non abbiamo modo adesso di costruire nulla, però in futuro sicuramente potremo fare qualcosa. Questo è un masso, quindi ci porterà delle rocce. Adesso ci stanno portando altro materiale anche loro, quindi adesso vediamo quanto salirà la legna. Abbiamo 5 di legna, 7, sì, perché hanno portato 3. Adesso io vado da, gli dico di andare lì. In modo da poi consegnarlo. Infatti c'è questo, vedete che ha già in automatico questo, gli elimino la consegna, faccio questo e poi consegna di là, così almeno si aggiunge. C'è questa sorta di catena che mi ricorda anche quel gioco che avevamo fatto dei robot programmabili, però insomma adesso abbiamo creato una prima linea di costruzione. Di approvvigionamento, scusatemi. Allora, abbiamo, tra poco avremo abbastanza pietra per farci la prima casa. Mi piace questa costruzione lenta all'inizio, poi l'acqua è bellissima, carina, bella bella blu così. E qua sotto c'è qualcos'altro, vediamo cos'è. Questo è carbone, questo è il masso normale, qua abbiamo del ferro, interessante anche quello. E vediamo, dopo aver costruito la prima casa, vediamo se riusciamo a fare la casa ad espandere un pochino. Perché io direi che al momento il legno non ci serve. Lo mando di là. Questo stoppati subito, vai e raccogli lì e poi consegnala. Tu è? Raccolto e consegna. Ok, così ne mandiamo 3 direttamente, perché la pietra è quella che ci manca maggiormente adesso. Vai che ce ne mancano 2 e possiamo fare la casa. Quindi ci rivediamo tra poco. Ok, abbiamo finalmente la possibilità di costruire la casa. La casa la mettiamo qui. La casa è costruita istantaneamente, ma espande la nostra, diciamo, costruzione di altri villici. La casa la possiamo espandere anche qui con 20 assi di legno e 20 di pietra, ma non abbiamo al momento nessuna di queste. Cioè, più che altro la pietra la possiamo fare, ma le assi di legno no. E dobbiamo prenderci la lavorazione del legno. E per farlo dobbiamo ottenere questa reputazione, che è un grado di reputazione, ce ne sono 3 diversi. Sì, fornendo cose, diciamo, alla casa. In questo caso possiamo fornirgli legno. In questo caso credo che si possa. Vediamo un attimo. Questo è il l'exporting e l'entrata e l'uscita, in pratica. Quindi praticamente vediamo adesso come farla funzionare. Ma intanto io volevo vedere se riesco a costruire qualcos'altro dal menu di costruzione. Ma non credo, perché volevo fare il pozzo d'acqua, sì. Pozzo d'acqua, però ci serve del legname, 5 di legna. Quindi adesso questi due qui li mandiamo anche loro a raccogliere la legna. Vediamo se hanno già preso o no. E poi la portate indietro là. Ok, ah, tra l'altro possono anche portare la pietra. La pietra alla casa serve? No. Quindi io faccio, prendo solo uno di loro e gli dico taglia la legna. Taglia la legna e poi consegnala alla casa qua. Ok, vediamo di iniziare un pochino il discorso della reputazione. Molto lento l'inizio, devo dire, molto molto lento.
Poi, rispetto a quando l'avevo provato che era in inglese, l'hanno un pochino ottimizzato. C'è da dire, costa come Factory Town, e con Factory Town trovate però un qualcosa di un pochino più avanti con lo sviluppo, per quanto siano giochi molto simili. William, questo deposita alla casa, l'altro invece deposita di là. E tecnicamente, vedete, la casa è un elemento comunque già a se stesso, di produzione, infatti ci sta producendo uno di questi, cioè reputazione. Voi gli consegnate roba e basta. Qui abbiamo la felicità, non c'è al momento, non vedo cibo per mantenere il villaggio, anche perché li abbiamo creati così dal nulla ed è la cosa che mi fa un po' più storcere il naso questo, perché non è un colony builder, è un gioco dove si raccoglie, si estrae, si raffina e si impiegano le risorse per produrre del materiale che serve poi per la ricerca e per il progresso. Quindi in questo caso la lavorazione del legno, vedete, me ne servono 60 e al momento è proprio fuori di testa, fuori discussione il fatto di pensare di sistemarlo adesso. Intanto abbiamo un bel po' di legno. Io posso dirgli di esportare il legno? No? Sì. È possibile che Pedro non sappia cosa fare quando si crea un comando raccogli. In tal caso è necessario fare clic su OK. Va bene, praticamente ora abbiamo detto di prendere tutto quello. Ma no, no, lo usiamo subito, facciamo subito un'altra casa. La mettiamo lì. Ok. E quindi praticamente adesso non abbiamo un villico, ma lo prendiamo. Ne prendiamo due. E lui si occuperà solo di ottenere e consegnare. Quindi otterrà e consegnerà lì e consegnerà là. Così faremo due produzioni. Vediamo. Ok, mi fa scegliere il legno. E qui il legno, come ci ho appena spiegato. Quindi praticamente i nostri villici stanno raccogliendo pietra, stanno raccogliendo legno. Il legno lo portano qua dove c'è quest'altro che va e lo distribuisce alle due case che stanno a loro volta producendo legname, cioè stanno producendo questi punti di reputazione qui. Potrei prenderne un altro e andare a fargli fare il raccolto e poi il trasporto là, cosa che potrebbe fare anche questo tizio qui. Ormai la pietra non ci serve, quindi ho dato già i compiti a tutto, a tutti. Diamo un'occhiata a quella che è la ricerca. Cucito, cucito. Istruzione, che non so cosa serva. Agricoltura, ingegneria, logistica, quindi ci fa fare i rulli per trasportare. Il trasporto, quindi ci fa fare la scala in legno, la strada. La logistica invece ci fa il magazzino. Ah, ok. La muratura, lavoratore del legno che ci sblocca il falegname. La silvicoltura, il guardaboschi, quindi ripiantare tutto. La pesca ci produce, diciamo, il pesce, che serve anche lì per produrre qualcos'altro, le strade, poi magari sbaglio io e i trasporti, ecco scusate, i trasporti sono quelli dei rulli, magari sbaglio io e c'è un discorso di fame, ma non credo, perché ogni casa deve essere soddisfatta per creare appunto gradimento, felicità, e quindi sarà nostro interesse produrre cibo, ma se non produciamo cibo e ci basiamo solo sul legno, la partita va avanti uguale, quindi questo l'ho detto, l'ho già detto prima, non mi convince più di tanto. Però io so poi che ci sono tra voi magari gli appassionati di questo genere di giochi e che se li comprano tutti, quindi c'è da dargli fiducia. Cioè, non è fatto male, perché comunque rispetto a prima è molto meno grezzo quando l'avevo ricevuto. Il legno infatti non ne abbiamo più adesso. E questo qui si sta dando un grande affare. Infatti siamo già a 10, dobbiamo farne 60, quindi ci vorrà un po'. Ci vorrà un po' e diciamo che si potrebbe investire piuttosto in questo tizio qui che si sta occupando del consegna e tutto, gli diciamo di smetterla e di andare anche lui a produrre. Vediamo se può scendere, perché se può scendere è molto più comodo, se può scendere da questa discesina qui. Perché cavoli, non credo però. No.
Credo... Sì. Caspita, ragazzi. Questi due qui. Scusate, ma... Voi fate una cosa. Venite giù qui, no? Tagliate da qui. Vabbè. Tu. Johnny. Vai a raccogliere lì. E poi portalo là. Cioè, li delocalizziamo tutti così. Questo ci potrebbe stare anche per una live, comunque, perché si presta piuttosto bene. Bello, rilassante. L'unica cosa, non si può velocizzare il tempo, quindi è un po' una menata questo. Vediamo un attimo se si poteva fare il pozzo. Il pozzo con 5 di legno. 5 di legno, ok, lo facciamo. Molto interessante perché il pozzo, poi, l'abbiamo costruito, il pozzo va a rifornire acqua. Quindi in realtà potremmo rinunciare a questa tizia qui che sta portando. Anzi no, non rinunciamo a lei. Questo qui che non sta facendo niente, gli diamo il compito di prendere l'acqua e di consegnarla alle case. Sì, ridà, ottieni consegna due volte. Quindi praticamente il pozzo andrà, produrrà acqua continuamente e il nostro amico andrà a consegnarlo alle varie case, in modo che le case a loro volta produrranno di nuovo i punti di reputazione di livello 1, che ricordano anche qui le varie pozioncine colorate di Factorium. Più va, si va avanti col tempo, più diventa difficile ottenere dei giochi originali. Sì, ok, e abbiamo una cosa in più. Poi, cos'altro si può fare? La pompa dell'acqua no. È tutto bloccato. Casa, magazzino. Trasporto. No, no, siamo proprio bloccati. Cioè, qua c'è da perderci almeno un'oretta ad andare avanti. Tanto c'è il bulldozer qua per distruggere. Ripara. Riparare le strutture danneggiate. Non so onestamente dove sia il... Vediamo, trasportatore, distribuzione alimenti, navigazione. Lavorazione del legno, porto e barca. Ah, diventa molto interessante. Estrazione mineraria, la muratura, opere idriche, quindi la pompa dell'acqua, la ferrovia, distribuzione di lusso, perché il lusso, poi, probabilmente con le case più belle sarà richiesto anche il lusso, energia a vapore, tubi, gioielliere, combattimento. Ecco, quando sblocchiamo il combattimento, ma calcolate che il combattimento è in fondo, quindi bisogna avere 300 reputazione 3, 500 reputazione 2, 800 reputazione 1 e 50 punti ricerca. Quindi sarà molto, molto lunga prima di... Quindi il fatto che il gioco lo pubblicizzino come un qualcosa che vi potete giocare tranquillamente, confermo che avendo messo il combattimento in fondo, però non dimentichiamo che il gioco è in... è uscito il 4 di maggio. È in continuo sviluppo. Poi ovvio, non risulta ufficialmente in Early Access su Steam. Quindi se poi andate a vedere gli screen appunto su Steam, ci sono villaggi con tantissimi rulli a più livelli, quindi è davvero molto complesso padroneggiarlo a pieno, però non viene neanche segnato come Early Access al momento, probabilmente lo è stato prima e lo hanno tradotto in italiano, non che abbia dei grossi testi, ha un tutorial che ci spiega man mano come andare avanti, ma abbiamo capito le basi. Ora sarà, è anche inutile continuare così a farvi vedere perché c'è solo da aspettare, siamo quasi a metà strada verso lo sblocco della prima tecnologia. Questo potrebbe essere un gioco da tenere in considerazione magari per farci una live una volta. Resto in attesa del vostro parere, ditemi che cosa ne pensate. Calcoliamo che qua abbiamo sempre case, due case ancora da mettere e tra l'altro poi avremo anche la possibilità di espandere il numero delle case acquistabili aumentando con 50 il quartier generale, quindi diventeranno probabilmente 8. Ora abbiamo altri villici che io posso piazzare liberamente in aree di gioco, a cui posso dare il compito di tagliare la legna e trasportare la legna, voi quattro, e trasportare la legna lì.
quindi e una volta che avremo tanta legna la useremo poi per le varie case. Anzi, tra l'altro, dovrei andare, stavo per chiudere, ma il fatto che mi prende abbastanza, poi portala anche là e portala anche là. Intanto c'è stato esteso, diciamo, il compito di questo tizio, quindi lui adesso serve 4 case, avrei dovuto metterle tutte qua vicino per non fargli fare i viaggi. Comunque adesso abbiamo una produzione non indifferente di materiale da ricerca, quindi arrivati a 60 potremo andare a fare la nostra prima ricerca, la prima ricerca che sarà per forza di cose probabilmente l'agricoltura, perché 20 di legna e ah, però aspetta un secondo, io volevo fare la lavorazione del legno, ma niente mi vieta di sbloccare l'agricoltura. Anzi, aspetta un secondo, stoppati tu, annulla tutto, butta via tutto, tu prendi l'acqua e la porti lì. Lui adesso continuerà e metterà via 20 d'acqua e un altro mi darà una mano. Quindi lui adesso consegna. Ok. Sì, no, non ha, io avevo ragionato per quello, ma in realtà si può fare molto di meglio. Possiamo sbloccare l'agricoltura, fattoria e campo. Perché? Perché la fattoria e il campo, metteremo qualcun altro a lavorare, ci permetterà di produrre gli ortaggi che sono richiesti dalle case, quindi aumentare esponenzialmente il livello di reputazione e aumentare di conseguenza anche la ricerca. Tra l'altro io adesso questo tizio qui potrei prenderlo. Stoppati anche tu, prendi l'acqua e portala là. Ok, 3 che lavorano all'acqua, ottimo. Perché vedete, spesso nel venire a vedere i video, magari volete farvi un'idea sul gioco, ma può essere utile anche vedere quanto un gioco prenda. E credo che, calcolando che stavo per chiudere il video, perché comunque le cose base le abbiamo viste, ma il fatto che comunque dà una sorta anche di dipendenza. Ah, qua purtroppo lo stiamo... gli stiamo chiedendo troppo a questo pozzo, perché ne metto un altro, non ho abbastanza risorse, perché non riesce a produrre abbastanza acqua che ci serve. Però vedete, ne abbiamo già 12, vediamo se c'è qualcosa che possiamo ricercare con l'acqua. No, ingegneria, vediamo un po'. 26? Sì, riusciamo a farla. Chi se ne frega, ricerchiamo l'ingegneria. Ci sblocca il laboratorio. Vedete, tengo premuto, sbloccato l'ingegneria. Ingegneria, tra l'altro, credo di non avere niente qua sotto da poter cliccare. Dovrò andare a prendermela qui. Produzione, laboratorio. Io posso, cliccando col destro, aggiungerlo sotto. Eccolo qua, laboratorio. Quindi praticamente col laboratorio... crea vari utensili con i metalli, quindi dovrò fare una... Vabbè, qua mi chiede per costruirlo la pietra raffinata, però vedete, ecco, questo è il luogo. Davvero carino, per quanto abbia alcune cose discutibili, però hanno il suo perché. Giocandole comunque un po', mi sono reso conto che è un bel intrattenimento. E finché non arrivano i nemici, cioè a fine gioco... è molto intrigante. Ora chiudo davvero, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.